non solo i pastori, anche noi abbiamo bisogno dell'annunciazione. Abbiamo bisogno dell'annunciazione per svegliarci dal sonno greve, per svegliarci da quella ottusità ostinata che rende opaca la storia, che rende insignificante l'evento decisivo, inconcludente la fatica, disperata la visione del futuro. Abbiamo bisogno dell'annunciazione. Abbiamo bisogno dell'annunciazione perché il desiderio di Dio di salvare tutti, la promessa fatta ai padri di liberare il suo popolo, l'opera potente che abbatte le porte degli inferi, si compie nella storia di Gesù. E sembra che Dio non sia capace di farsi pubblicità. Maria porta a compimento la sua maternità durante un viaggio comandato dai potenti della terra, e i potenti sono ignari di quello che avviene a Betlemme di Giudea. Non ci saranno feste per la nascita dell'erede, non ci saranno feste nei palazzi e negli stadi della città. E come dunque sapremo di essere amati, di essere salvati, se non vengono angeli per l'annunciazione? Abbiamo bisogno dell'annunciazione, della parola semplice e persuasiva che suggerisce l'itinerario verso la città di Davide, verso il segno del bambino avvolto in fasce adagiato nella mangiatoia. L'annunciazione non argomenta, non entra in quelle discussioni che si accendono tra gli uomini, forse con l'intenzione di convincere, in realtà finiscono per esasperare gli animi. Dunque l'annunciazione non è una discussione. L'annunciazione non irrompe con la invadenza di una aggressione a sconvolgere il pensiero scettico, a smascherare il pregiudizio radicato che esclude Dio dalla vita degli uomini ed esclude gli uomini dalla vita di Dio. L'annunciazione è una luce che si affaccia con discrezione nella notte del mondo. È come una carezza che genera un brivido di gioia e persuade con l'attrattiva dell'amore. Il pensiero scettico, il pregiudizio radicato resistono, indifferenti. Non si lasciano scomporre dall'apparire di una luce, cercano conferma di quello che sanno già, non cercano la verità semplice e lieta, anzi la temono, o forse ne sorridono con disprezzo se sentono qualcuno parlare di verità e di salvezza. Ma noi abbiamo bisogno della verità, abbiamo bisogno della salvezza, perciò abbiamo bisogno dell'annunciazione che ci renda partecipi della nascita del Salvatore che è Cristo Signore. Abbiamo bisogno dell'annunciazione che non sia la comunicazione di un fatto di cronaca, ma sia un irradiarsi della gloria che avvolge di luce coloro che sono chiamati,
l'annunciazione, più che una comunicazione, è vocazione, è convocazione. Dio non manda i suoi angeli per farci sapere qualche notizia o per rivelarci qualche nozione inaccessibile alla ricerca umana. L'annunciazione è il modo con cui Dio, rispettoso della libertà dei suoi figli, offre ai figli degli uomini la grazia di diventare figli di Dio. L'annunciazione offre la comunione che salva. Il Salvatore compie la sua opera con le parole e con le opere, con l'offerta della sua amicizia e il dono, fino al sacrificio, della sua vita. L'attrattiva del Salvatore rende i salvati partecipi della natura divina. Agli uomini è dunque dato di pensare i pensieri di Dio, di avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, di compiere nella storia le opere di Dio. Abbiamo bisogno dell'annunciazione, che non sia l'imporsi di un trionfo che zittisce le domande, che priva della libertà, che conclude la storia. Abbiamo bisogno dell'annunciazione che scriva nella confusione della storia umana una storia nuova, storia di uomini e di popoli animati dalla speranza, storia di santi e di peccatori, storia di generazioni e generazioni che devono sempre cominciare da capo e devono sempre fare memoria dell'essenziale, storia di uomini e donne che vivono di fede e offrono a tutti la testimonianza del Salvatore che è nato, che è vivo, che viene. L'annunciazione genera la libertà piuttosto che chiedere passività. Non vuole essere recepita come una indiscutibile potenza che si impone, piuttosto vuole suggerire che c'è un cammino da compiere, una storia da scrivere fino al giorno del ritorno glorioso del Signore. Abbiamo bisogno dell'annunciazione, ma da dove verranno gli angeli? Da dove verrà la luce? Quando si manifesterà la gloria? Quando apparirà la moltitudine dell'esercito celeste che cante gloria a Dio e offre pace agli uomini? Fratello, sorella, per favore, regalaci l'annunciazione.